specifici dei soci, i quali le gestiscono mezzo dell'amministratore e nel caso di specie non esse. La posizione di socio e quella di dipendente di Paola vanno pertanto tenute distinte. Le istanze di Paola possono perciò essere riguardate solo sotto il profilo della legittimità di licenziamento inflitto da Maurizio nella veste di amministratore della società a causa dell'atteggiamento tenuto da Paola nei confronti di Francesco. Come è noto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, il licenziamento per i dipendenti con rapporti di lavoro a tempo indeterminato può avvenire solo per giusta causa o per giustificare il motivo. Il giustificato motivo descritto dall'articolo 3 della legge 1966-64, quale notevole impedimento di obblighi contrattuali o per ragioni da diventare dall'attività produttiva o a regolare funzionamento di essi. A mio avviso, infatti, le circostanze che hanno indotto Maurizio a licenziare la figlia Paola non implicano né il presupposto di notevole impedimento di diritto né compromettono il regolare funzionamento dell'azienda. Difatti, la dipartimento non sono queste circostanze tantomeno gravi da giustificare l'adozione del massimo provvedimento disciplinare che è costituito dal licenziamento. Ciò in quanto la principale parte del licenziamento è stata costituita dall'innamoramento di Paolo, che ha suscitato sì pettinolezze e disappunto dei padri per ragioni morali, ma non conseguenze dall'inizio.